Die Handlung spielt in einer kleinen Stadt Italiens im Oktober 1922, kurz vor dem Marsch auf Rom. Italien stand damals am Abgrund. Eine Welle marxistischer Verhetzung, von volksfremden Elementen geleitet, ging über das Land. Streiks, Fabrikbesetzungen, Unruhen und rote Terrorakte häuften sich. Eine liberalistische, demokratische Verwaltung sah diesem Treiben ohnmächtig und oft mitschuldig zu. Die Erneuerung ging von den gesunden Abwehrkräften der Nation aus. Eine Handvoll Männer bahnte unter Einsatz von Leben und bürgerlicher Existenz den Weg zu Freiheit und Ordnung. Der Film zeigt nach einem wahren Erleben das Schicksal einer Familie am Vorabend der nationalen Erhebung. Der kleine Mario in seinem Leben und Sterben wurde zu einem Blutzeugen für die Opferbereitschaft des tapferen italienischen Volkes. Belle ragazze italiane, ehi, ehi, ehi! Lasciatemi stare, non la fate la porta! Facciano me! Sta a te! Porta le farmacie da te questo. Tu allegro, vai, che per un mese ci lasci la stecca e ti riposi. Sì. Ma sta tranquillo che non è niente, dai, vai, portala. Non so. Ecco uno che per sei mesi è tagliato fuori. Ringrazio Dio se la cava. Mo. Beh, fammi andare per il bottega, c'è. Se papà si è svegliato, Topino. Oh, ma questa giacca è pronta o non è pronta? Se stanotte mi lasciamo lavorare, stasera gliela consegniamo. Ma mi ci rimetto su. Se ci rivediamo faccia, ragazzi, alle 9. Signorino, glielo porto qua il caffè? Fai piano, Carolina, che se mamma si sveglia... La mamma è tanto che è sveglia. Hanno telefonato presto dal Poggetto. Poggetto? Chi voleva andare a Poggetto? Ma, volevano il dottore, gli infermieri. Io non ho ben capito. E papà? Roberto, mi hai comandato? Hai combattuto, eh? Hai sparato? Gliel'hai suonato, eh? Gliel'ho suonato. E papà dunque? E papà è andato al Poggetto perché gli infermieri vogliono farlo sciopero. E allora raccontaglielo tu perché tanto non c'è maniera di parlare con te, dunque tanto... Sciopero? Sì, sciopero. Così papà mi ha portato dal signor Michele a prendere questo che me lo doveva incollare. Se lo riconosci, è quella scatola che mi hai dato te. Ah, quella che ti ho dato io? Sì. Non quella che mi hai preso tu, no? No. A proposito, quel mio vecchio moschetto austriaco che non trovo più da un pezzo. È venuto bene, eh? Qua ci va l'orologio e qua si capisce il pendolo, eh? Qua perché ancora non è finito, ma vedrai domani sera. Rambi inaugurazioni. Adesso ci vado a mettere la macchina, eh? Aspetta. Vai, vai a provare la macchina. Mario, mettono sempre la roba davanti, figlio benedetto. Ti sei lavato, Mario? Ti sei lavato? Ma sì, mamma, sì. Hai fatto colazione? Altro che... Mario, presto, da fare la stanza! Che c'è? La colazione. Cosa? Vedi, sempre il pane non lo mangi mai. Chi è che ti corre dietro? Non ma so. Sì, lo mangio, Carolina bella. Carolina bella. Chiudi, eh? E per un'ora non venite qua, perché ho da fare. Mario!
una grande inaugurazione. Qua ci va l'orologio. Ah, aspetta un po'. Attenti, andami a guardare. Ah! Mario, sei matta, dammi questa roba. Che c'è di male? Buongiorno, signora Maria. Buongiorno. Sei spaventata, Lucetta? No. Ma io stavo dicendo che è una paurosa. Che fa vergognare sua sorella. No, è questa canaglia qui invece che fa vergognare suo fratello. Io un po' sera carico. Perché sono cieco? Ti credi che non lo conosco? Ieri sera l'ho tutto smontato. L'hai smontato? Sì, pulito e ingrassato. Mario! Mario! Va. Pronto, pronto! Carolina, stai fermo. Giù le mani, giù le mani. Ah! Mario! Che c'è? Guarda un po', non capisco. Ha lavorato fino adesso e ora non va più. Guarda un po'. Guarda un po'. Cara signora, il guasto è grave. Ci vogliono almeno un paio d'ore. E allora cocco mio è giusto, perché devo lavorare? Mamma, due ore di lavoro, due soldi l'ora sono quattro soldi, no? Quattro soldi. È tanto caro. Per me è una devozione tutta speciale. L'anno scorso in quinta mi ha fatto disperare. E lei quando è tornata? Mattina presto. Da lei era ancora accesa la luce. Abbiamo fatto tardi con mamma, l'aspettava da un momento all'altro. Poi mi sono messa a correggere dei compiti. E notizie da Torino? Ah, sempre là. Aspetto la chiamata. Quanti siete? Tre maestri e sei maestri. E qui? Ancora chiuso? Altro che. Ieri sera ci ha chiamato la direttrice. Divieto formale del signor sindaco a tutti gli insegnanti di ripresentarsi alle lezioni. Benone. Ha sentito degli infermieri di papà? No. Sciopero. Già, anche loro minacciano lo sciopero. Hanno telefonato questa mattina presto dal poggetto. Papà è scappato via subito, anzi a quest'ora sarà già su. Il portiere, io faccio il giardiniere. Vogliono la pelle, vogliono. Piano, piano, sai, caro. Adagio, adagio. Frena, frena. Attento alle curve. Oh. Adagio, adagio. Non sudare, non ti sciupare. Piano, piano. Ascoltalo pure, ascoltalo. Piano, piano. Piano. Stacca, spicciati e metti un po' in ordine qui, che è un'indecenza. Io l'ho dato Gesù. Buongiorno, signor direttore. Beh, e allora? E allora, come le ho telefonato, ieri a sera si è presentato da me quello grosso. Tacconi. Tacconi. Mm. E mi fa, sa, noi infermieri abbiamo deciso domani mattina di lasciare il lavoro. Come ho detto io? Aspettate, ma neanche per sogno. È più di un mese che abbiamo presentato il reclamo. Il direttore, che si crede? Sa come parlano loro, certi termini. Quel povero Nello che si era messo in mezzo, vede come l'hanno ridotto. Tanto buono lui, l'unico degli infermieri. Come va, eh? Giù, giù, sta giù, sta giù, sta quieto, sta buono. Bravo, bravo Nelli, scriverò al ministero. Grazie. Bel gusto, parola d'onore, scrivere al ministero. Dottore. Dottore, ho questo qui per il signorino Mario. Me lo fa un piacere. Glielo sì. Porta? Sì, sì, andiamo, andiamo. No, no, lasciate stare, Tacconi. Sì, sì. Oh, a proposito, voi che siete il rappresentante, come si dice, il segretario... Il fiduciario. Sì, ecco, il fiduciario. Favorite di là un momento da me, se non vi dispiace. Non ho nulla di incontrare. Beh, sta buono, Talico, glielo consegno io, eh? Sta buono. Povero diavolo, da quando Mario lo difese quel giorno contro quel bestione di Tacconi... Da allora non fa che raccogliere pezzi di ferraggio arrugginito per mandarglielo. Ma sa quanti ne ho su in camera io. Poi quando Mario capita qui, io glieli do. Li prende, è tanto caro. Parlano fra di loro, chissà che si dicono. Chissà. Anche quel ritrattino di Mario che era qui e che è sparito, scommetto che c'era lui. E allora? Oh, e allora venite pure avanti. Chiudete un momento la porta, per favore. Ecco, bravo, grazie. Dunque, venite qua. Io voglio farvi solamente una domanda. Voi avete famiglia, vero? Ma perché ho famiglia? No, un momento. Dico, voi avete famiglia.
Dunque, fate conto che, Dio ci liberi, fosse ricoverato qua dentro vostro padre, vostra madre, vostro figlio. Voi siete a lavorare fuori, lontano. Senta, dottore, inutile che mi fa questi discorsi, perché a me gli ordini me li danno e io li passo. Un momento, lasciatemi finire. Ma lo so dove va a finire lei, dottore. Lei è tanto buono. Ma quanto tempo è che abbiamo presentato l'ultimatum negli altri infermieri? D'accordo, e io, ecco qua la lettera, l'ho inoltrata il giorno stesso. Lasci stare, me l'ha fatta già vedere. E allora, scusate, che colpa ne ho io? Che colpa ne hanno questi disgraziati che sono qua dentro, se il ministero ancora non ha risposto? E allora abbiamo colpa noi? Lasci stare. Vedrà con lo sciopero il ministero si sveglia. Vabbè. Sicché voi abbandonate il posto. Il posto, dico, non il lavoro, perché questa non è una fabbrica di scarpe. Questo è un manicomio, ancora più delicato che un ospedale. Qui l'infermiere ha una responsabilità civile e penale. Ma lo so, ma non sono mica io che comando, dottore. A me gli ordini me li danno e basta. Lei questi discorsi... Sì, va bene. Andate, andate pure. Dottore, in maniera... Una cosa che mi... La firma. Ha risposto al telegramma Monacelli? Fino ad ora no. Viva l'Italia! Beh, non è andare avanti, sai, uno stabilimento di questo genere. Con due medici soltanto, uno ammalato, un altro in licenza che non si degna neanche di rispondere. Beh, non è. Con queste allegrie, sentiamo ma cosa dice il comune. Non va, non gliel'avevo detto? Come non va? Come sarebbe non va? Ma non so, dopo che ho parlato con lei, ho tanto provato. Chissà, forse un dispetto di quella gente. Ah, sì? Ora ci vado io subito. Vogliono la pelle, vogliono. Vogliono la pelle, vogliono. Ehi, chi? Riattacca! Riattacco? Sì, riattacca! Stacca, riattacca, stacca, riattacca, stacca, riattacco! A più matrugli di quelli che stanno qua. Adesso ci vado subito io. E quando saranno qui i carabinieri? Saluta, dottore. C'è il sindaco? A chi? Il sor Carluccio? Quello mo' beato chi lo vede. Ha cominciato la vendemmia giù alla parrocchietta. Sa, dico, il comune di tutti, ma la vigna è sua. Dottor, ma come, non c'è il sindaco e pretende che ci sia l'assessore? Quello pensa a fare l'avvocato. Lei, il segretario, allora? Ah, quello sì. Beh, annunciami il segretario, va. Quello se lo sono le 11, 11 e mezzo, mezzogiorno. Dottor, ma che è successo? Dottore mio, lei si impiccia troppo e campa poco. La colpa però è di papà, che spera ancora di poter ottenere qualcosa da questa gente. Sì. Vuoi proprio andarsene solo? Dimmi, fermo un momento al fascio, ma papà se ne è subito. Può accompagnare a lui se vuole. No, grazie. Beh, ma che in un comune di 15.000 abitanti in queste circostanze il sindaco stia a vendemmiare, l'assessore a curare le cause. La gente che non ha niente da fare è quello degli appresso, eh? Caro ragazzo, si fa presto a discorrere, ma quando un disgraziato si sente addosso una responsabilità di questo genere... E dov'è Mario? Ah, non so, ho voltato la testa un momento. Ah, eccolo là, sta scherzando con Marcone, guarda. Che perfidia. Io capisco farlo rosso, poverino, ma non queste torture qui. Andate via! C'ha ragione. Tieni, Mario, riportala alla signora Rosa. Stai presto, poverino. Non sono bestie come voi altri quelli? No? Cosa credi di essere più bello di un piccione? Dimmi un po', se ti legassero una zampa e ti rilassano su con... Trilla, trilla! Bastonate ci vorrebbero. E ci vogliono. Hai fatto bene, Marcone. Lo so. Però ti vendo un laccio. Dove? Di qua. Di qua. Di là. Di qua. Di qua. Insomma, di qua o di là? E se te lo guardi dove ti dico? Ma dove? Di qua, di qua. Ah, sì, eh? Beh, io più quella cosa per te e non te la do. Ma davvero ce l'hai? Sì. E dammela. Non te la do. E dammela. E no. E dove ce l'hai? Ce l'ho qui. No, di qua, vuole dammela, scusa. Ho detto di no. E dammela, no. E tu cosa mi dai? Ti do... Ah, ti do due sigarette. Bene, fuori. Aspetta. Ah. Nonno Peppe? Cosa vuoi? Due sigarette. Ma che sigarette? Che sigarette? Di cioccolata. Ah, di cioccolata. Arrivederci, nonno Peppe. Senti, principale, è pronta l'automobile perché io devo andare in piazza a farmi la barba. Oh, non si risponde ai superiori. E sta buono, Bartolomeo. Bartolomeo, è qui qua. Ecco, dammi. No, io ti do e tu mi dai. Sì, tra banditi si fa così, eh. Tanto ormai. È bello, dove è? Là. Ma come? Là. Dov'è? Come guarda il dottore? Lasciami parlare col commissario, voglio vedere se... Va bene, uomo d'ordine, basta. Tanto ci vedremo qui. Gardini? Tra poco, ciao. Dottore, mi dà un passaggio, vorrei andare in piazza a farmi bello. Sarebbe ora, se le molle ce la fanno. Non lo vedi come mi sono stufato. Quando uno non mangia zucchero... Ah, perché voi non mangiate il zucchero. Per carità, tutto fuori che il dolce. Vedi, per esempio, la cioccolata.
se io ne mangio soltanto un pezzettino, gli viene subito fuori lo sfogo sul naso. Ma subito, signor dottore, non è... Questo è Mario, sa? Allora ci vediamo stasera qui, eh? Siamo stessi. Oh, bravo. Dì un po'. Ronchetti, il barbiere, sta in piazza, vero? Ah, quello della camera dell'oro. Bravo. Venga, venga con me, ce lo porto io. Ma dove mi voleva fermare, dottore? Da Ronchetti. Ma avete detto in piazza dal barbiere? Sì, dottore, ma da Aristide, perché Aristide è dei nostri. Ma non sa che Ronchetti è un copo di sovversivi? Ah, sì? Ah, no. Ma io, caro Marconi, certe faccende non le conosco. Grazie, dottore. Sì, grazie. Salute, ciao, Marconi. Sì, giovanotto, ti paga anticipato, soldi alla mano, eh? Oh, oh, cos'è questa mancanza di fiducia? Per carità, è il nuovo sistema della ditta. Ah, sì? Beh, ti farò fare un volo dal segretario amministrativo. Del resto, guarda, io mi faccio la barba per servizio. Dicono che abbiamo delle brutte facce, non capisco perché. Ma guarda che bei ragazzi, ma guarda. Oh, non mi incanti, o paghi anticipato, ti fai la barba con la carta vetrata, eh? Tony, ma Tony! C'è uno che viene a fare il comizio per i socialisti. Ma ha detto, dove sta Ronchetti? Io mi sento che stava qua. Beh, mi hai fatto! Onorevole! Barbetta! Sì, adesso te l'arrangio io. Ah, ecco, carità, mi hai avuto idea. Ecco. Che se fermo anche chi? Servo suo, maestro, c'è il posto l'onorevole. No, prego, no, secondo. No, no, prima di tutto niente onorevole. Compagni e basta. E poi sai, non sono qui per farmi la barba. Onorevole, senta, lei ci ha un pelo. No. Tutti i compagni illustri che sono passati di qui ci hanno onorato. Sì, dunque, caro, anche io la barba me la fa una frutta di merito. Sì, va bene. Un ritocchino. No, no, caro, io sono qui perché devo parlare con Ronchetti. Ragionare. Bene, a sedere si ragiona meglio, no? Ma di un po', ma sei proprio Ronchetti tu? Mm-hmm. Come no? Sì? Oh, senti un po', l'hai preparate? Chi? Come chi? Le 350 lire rimborso spese, no? Sue, per il comizio? Sì. Oh, a posto. Ah sì? Ci mancherebbe altro. Sai, non è nel mio carattere, ma cosa volete figlioli? Anche domenica scorsa a Borghetto c'è stato un comizio. Mm-hmm. Dopo il discorso naturalmente applausi, manacciate, eh? Sapete cosa è successo? No. Mi hanno portato a totale rimborso una damigianina di vino. Una sola damigianina? Una... Attento! Attento! E mi sapore tutto il pizzo. Poi diventa bianco, non lo vedi, con la soia, capisci? Naturale, con il pizzo. Oh, sentite un po', figlioli. Ecco. Il locale è chiuso. Avete trovato? No. No? No. Ma come, allora devo parlare in piazza? Sì, sì. Ma e interverranno tutti? Tutti, tutti. No, tutti. Ah no, ah no, sentite figlioli no, eh. No. Cari, siamo alle solite allora. Perché? Ma sì, solito baccano, dimostrazioni. Già. No, attento, finiscila con questo. Non c'è, ti chiedo terza volta. Che te lo dici? Oh, figlioli, figlioli, dico, a violenza si risponde con la violenza, eh? Siamo intesi. Se tirano col manganello, noi si tira con la pistola. Se tirano con la pistola, noi si adopra le bombe. Boom. Se adoprano le bombe si mette in funzione la mitragliatrice. Se tirano con la mitragliatrice, miseria cane, si tira col cannone. Bene, giusto, col cannone. E se per esempio a qualcuno è di pigliarsi il chirizzo, di prendere una forbice come questa per farsi una risata e dicessero, ma è pizzo! Non voglio pizzo! Non compagni! Lavoratori! Hanno insultato il Parlamento! Hanno oltraggiato un rappresentante del popolo perché sono i calpestatori del diritto delle genti! Oh, attento alla rivolgerà! Sì, non ti scordare il cannone! Oh, io vado a chiudere la bottega e poi andiamo a raccontare al faccio perché è troppo bella! Senti, Terzo, la responsabilità chi se la prende? Lei che è il commissario? Io che sono il commissario, le ripeto, non ho istruzioni. Ma qui c'è anche un ferito. Sarà benissimo, ma è guaribile entro i 10 giorni. Querela di parte non ce n'è. Ma badi che si tratta anche di ordine pubblico. E con questo? Ma come con questo? Ma se lei non interviene in un caso simile, scusi. Caro signore, parliamoci chiari. Intervenire. Lei fa presto a dire.
Sa di quanti agenti dispongo in questo momento per tutta la zona? Uno. Eccolo là. Tutti il resto, chi qua, chi là, chi alla stazione, chi alla centrale, chi alle cabine. Caro signore, si fa presto a dire. E allora? Ma allora si arrangi. Ma scusi, a chi devo rivolgermi? Ma che vuole che le dica? Va bene, mi rivolgerò al fascio. Si rivolga a chi crede. Basta che non mi vengono fuori grani. Siamo intesi, eh? Oh, badi che me la piglio con lei. Lucetta! Mario! Lucetta, vieni un po' giù con la che col filo. Che filo? Nero, difesa, eh? Che faccia che ha? Che è successo, dottore? Niente, sta tranquillo che non succede niente. Il sindaco vendemmia, il comune è deserto, il commissario non ha i frutti. Papà, lo vedi? Me l'ha dato Marcone. Questa è la faccia nera e battì. Adesso Lucetta me lo cuce. Me ne fre... Giusto. Forza, papà! Mario? Dai, non vuoi stare più l'ingegnere? Vuoi stare il sarto? No, ma vedi, questo è un lavoretto per te, eh? Tu me lo devi cucire qua, così. Oh. Che brutte parole. No, ma noi così se lo diciamo mica per dire delle brutte parole. Per dire che non abbiamo paura di niente. Hanno spaccato la testa l'onorevole, hanno spaccato la bandiera. Adesso la barba gliela facciamo noi. Va bene. Venivo giù, saranno un centinaio. Sotto, sotto. No, andiamo, ragazzi, via. Venivo proprio da lei. Perché per le spalle mica ci eravamo messi d'accordo. Ma come no? Se te l'ho già detto, senza imbottitura. Che le spalle, quelle che ho, mi bastano. Guardi un po', dottore. Che c'è? No, non è niente, non va è niente. Vedere. Che sta buono. Ho la forza genata. Me lo porterai, Lucia, scusi. Che è successo, signorina? Ma non lo so, dice che hanno preso saltate la bottega di Aristi di Ricuccio da dentro e un vetro si vede. Roberto, è venuto la mettere in farmacia con Ricuccio, tutto intaminato! No! Sotto, ragazzi, sotto! Forza! Papà, vai in farmacia, c'è la signorina! Le accompagni tutti, ci vediamo a casa voi! Vigliacche! Ragazzi! Vigliacche! E si mattano, hai fatto la guerra! Assassini! Nemici del fuoco! Sei buono tu, basta che scappi e poi non trovi mai la strada di casa, andiamo. Mamma, ecco papà! Ecco papà! Che pena mi ha fatto quella povera mamma. Allora lei dice di no, che non... No, cieco proprio no, non credo.
Oddio, certo. Eccoli. Adesso lei se ne stia tranquilla a casa e si riposi. Non esca per oggi, eh? Papà, ha detto mamma che la minestra sta diventando bolla. Grazie, grazie, dottore. E ti la signorina è fuori di sé. Buon appetito. Arrivederci. Grazie. Eccomi. Buon appetito, signorina. Vengo, papà. Vengo subito. Beh, com'è andata? Bene, ora ti dico. Buon appetito anche a lei. Grazie, signorina. Che ha fatto qui, Roberto? No, niente. Ti faccio vedere. No, niente, le dico. Ricuccio piuttosto. C'è passato? Sì, adesso. Papà dice di no, che non lo perderà all'occhio. Ma lei mi dica cosa ha fatto. Ma no, le ripeto, una sciocchetta, niente, niente. Stasera. Stasera sì. Se vogliono scioperare, li andremo a pescare noi, i ribelli del poggetto. E domattina a scuola. Si riaprono le scuole, cara signorina Maria. Ordini di riaprire le scuole in tutto il circondario a qualunque costo. Ah, ci sarà da divertirsi. Ma cosa vieni a fare? Non si può sapere cosa vieni a fare. Fai buono, Mario. Signora Lina. Signora Lina. Signora Lina. Oh. Guarda qua, mamma. Oh, madonna mia, ma non bastava se ne fosse uno, la vitetta la morte in casa. Due ce ne volevano, due ce ne volevano. Ecco il terzo, suocera, ecco il terzo. Anche tu. Bene, forza, papà. Buono, buono, buono. Beh, Roberto, com'è andato? Buongiorno, comandante. Guarda un po'. Che? Oh, bravo. Oh, finalmente sei tornato, Roberto. Ciao, mamma. Buongiorno. E come vuole, papà? A posto. Bene. Ha telefonato? Quando è? In tre punti era rotto, sa, mica in uno. Ci siamo diventati matti. Beh, papà, non si mangia male. Mangia a tavola. Pronto? Chi parla? Ah, sono io, Cardini. Dica pure, sorella. Eh? Oh, corpo. Se ne sono andati, eh? Beh, adesso io telefono all'ospedale perché ci c'erano almeno un infermiere. Poi vengo su subito. Lascia fare, papà, vado su io con Marcone, in bicicletta un momento. Tu mangia con comodo e poi mi raggiunti. Ma non vai, Roberto? Ma no, poco bello, levate dei piedi, tu vai. Marcone, la vedi? Bene. C'è anche pure io. Dove? Al poggetto. Sì, al poggetto, ci venga lei, c'è al poggetto. Marcone, comandi, dietro front e su al poggetto. Non ce la faccio. Gli infermieri si sono sbagliati 10 minuti fa. Tu va pure a mangiare, passa prima alla segretaria e digli che ci mandi qualcuno perché stasera abbiamo la fare con quei signori. Senta, signor Marcone, non potrebbe andare lui al poggetto, io voglio mangiare. Vai, vai, si trova certa mortadella, su, vedrai. Andiamo. Ma torna, pappa, ai lattanti. I pazzi criminali, quelli sono rinchiusi in manicomi speciali. Qui, al poggetto, non ce n'è. È naturale. Ma allora i matti non li guarda nessuno. Ma vedi se è vero che sono scappati. Ci vanno i carabinieri. I fascisti ne hanno preso uno davanti a San Barnaba. C'aveva un coltello lungo così. Dice che voleva ammazzare un ragazzino. Ah, oh, madonna. Dio, 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 Dio. Che Dio se la mandi buona. Speriamo che i due lassù ce la facciano da soli, eh? Sì, signor Cardini. Io vado a mangiare un boccone ora, eh? Ma senta, signor Cardini. Si vede che mezza giornata di manicomio ha fatto girare la testa anche a te, no? Perché? Scusa, sono le 8. Alle 9 dobbiamo essere lassù. E poi in farmacia chi ci va? Ah già, è vero, io. Sì. Quando mangio? Se ti vengo in farmacia, mangi. Oh, hai intesi? Alle 9 precise lassù, eh? Sì, signore. Oggi è venuto da me Aristide a chiedermi 2 litri d'olio di ricino. Il grano del vino per il vitello, forse? Il vitello, e va là pure te, quel vitello. Naturalmente non gli ho dato nulla, eh. L'olio di ricino è di là e di là resta, capito? Oh. Non ve lo do. Che? Andiamo, andiamo là, che ci intendiamo, Marcone? No, dottore, è la gola. Pastiglie voglio, ma non dolci. Com'è che vi siete conciato in quel modo? Avete preso freddo, eh? Già, con questo tempaccio. Ora fa caldo, ora fa freddo e... Vi do levalda? Sì, levalda. Dicevo, mi son levato la maglietta di seggia. Sì, Marcone, la porti in storia da una biancheria? Tutta, sì, tutta. Perché la lana mi fa il solletico e mi fa venire lo sfogo sul naso. Ecco qua. Grazie. 3,30. Ecco, dottore. Oh, dite, è vero che il dottor Gardini si è iscritto al fascio? Benissimo. Male? Ma. Eh? Ha fatto male? Per me il medico è come il sacerdote.
di fronte all'umanità che soffre non c'è... Buonasera, dottore. Maria? Che c'è? Fiore? Com'è che Mario non si fa sentire? Mario? Mario? Ma non c'è Mario lì da te? Eh? No. Oh, madonna mia. Ma dove è andato? Stanco, eh? Ma che mica dorme? Gliel'avevo detto io, quel benedetto figliuolo. Non ci fa stare mai tranquilli. Ma questa volta... Per... Pronto? Ah, sì, dottore. Parla con Maria. Come? È qui la signora Lina, dottore. Stia tranquillo, dottore. Va bene. Che c'è? Niente, voleva dirla che non si preoccupi, che farà un po' tardi. Adesso è il momento. Io, quel benedetto ragazzo. Calmi, calmi, signora. Oh, che mi calmi. Vado a prenderlo io, eh. Vado io subito. Tra qualche minuto glielo porto qua. Grazie. Papà, eccolo qua. Beh, te lo cercavi, daglielo. Che dici? Come? Ma che stavano a fare allora qui due lassù? Mario! Signorina Maria! Mario! Signorina Maria! È stato da Ricuccio, no? Da Ricuccio! Ah, ma adesso ti aspettavi là fermo? Dicono che ci stanno i pazzi per presi. Ah, madonna mia, e tu? Vieni, vieni. Traligò! L'ha chiamato? Lo conosci? Sì, è Traligò! Chi? Quello che ti manda tutti i feraci? Sì, è tanto buono! Ma che hai in mano? Non so, un ferro! Ma va a vedere che l'ha portato per me! Traligò! Signorino! Traligò! Lo dai a me quel ferro? L'hai portato per me? Sì! Dallo a me! Io sono il fratello di Mario! Lo darò io a Mario! Faccio. Ti ricordi quell'orologio grosso con quella torre? Beh, vieni con me, te la faccio vedere io che ci faccio. E quelli? No, io e te soli. Vieni. Maria. Roberta. Brava, davvero brava. Badi però che un po' di paura l'ho avuta. Ragione di più, brava. Adesso faccio un piacere. Telefono mio progetto, che papà ormai si tranquillizzi e che venga subito incontro. Sì.
zitto! E chi parla? No, dicevo... Mi piace di non poterlo dare con la carne, ma non è colpa mia, perché non c'è. Oh, dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete i fermieri del progetto? 7, 8. Tu, solo per avvenire, prepara 8 caffè bollenti. 8 per 1. Bravo. Forza, giugiolone. Diamo un'ingozzata, una strizzatina d'occhi, e non ci si pensa più. Poi vai a letto, e tutto è finito. Coraggio. Forza. Aguantameli per il naso, per venire. Ma non mi fa male, poverini, eh? Che male. Guarda, guarda. Grazie Lombardi, lei ora può andare. Tacconi? Ma sempre così questo, dottore? A periodi. L'ultima volta mi fece l'effetto che ridesse in faccia a me. Adesso invece... Comandi. Ecco, bravo. Questo portatelo su, fategli la solita iniezione. Per il resto vi dirà qui suor Maria. Nuovamente, grazie. Arrivederci Lombardi. Lei, sorella, ora vada a riposare. E la firma, dottore? Ah, per la firma facciamo a tempo domani. Buonanotte. Buonanotte. Ah, i turni. Buonasera, dottore. Buonasera. Andiamo. E quando non c'è il sole? C'è la luna. E quando non c'è manco la luna? Ci sono le stelle. E quando è nuvolo che le stelle non si vedono e che è tutto allo scuro? Non è mai tutto scuro. C'è sempre qualche cosa che fa luce. Beh, andiamo Mario. Pronto, papà. Dopo domani vengo, tra l'ico. Mario! Eccolo! Eccomi! Oh! Ma mettiti qua vicino a me. Questo è il posto mio. Va bene. Forza, papà! Nino, figuratevi che ieri sera, quando staccammo, aveva preso un grappoletto così, così. L'ha visto il sindaco, madonna mia, non la finiva più. Andiamo. Ehi, andiamo! Il sindaco è pronto! Presto! Quando parlo io non mi puoi mai dare ragione. Mai una volta. Quando devo andare a casa? Vedrai. I reumatismi ti ripiglieranno come l'altro anno. È inutile, voi donne non ne capirete mai niente di politica. Almeno dai due pistate e scendi subito. Ma sì, dico quattro parole, basta. E viva il signor sindaco Vignarolo! E qua per la salute! Compagni! La religione del lavoro, che affratella il braccio alla mente, mi consente di dichiararvi che qui non c'è né il sindaco né il padrone. Signor Assessore? Signor Assessore?
Sorella? L'economa viene subito, la prega di attendere un momento. Con tutto il suo comodo, sorella. Signor avvocato. Signorina. Vorrei dirle una cosa. A me? Sì. Ecco, signor avvocato. Grazie, sorella. Ah, scusi. L'estratto conto del versamento delle somme fatte dal fittavolo prima della sua insolvenza, sono qui? No, signor assessore, perché sa, le somme che ha pagato, credevo assolutamente... No, sorella, no, è necessario produrlo. Lei ha le cifre? Sì, tutto in ordine, gliele vado a prendere subito. Grazie, sorella. Signorina... Dica. Lei dirà che sono una sfacciata. Per carità. Ma è tanto tempo che volevo dirle una cosa. Dica. Se lo sapesse la suora. No, non vada la suora. Sta cercando certe carte. Ebbene, non mi giudichi male. Per l'amor del cielo. Ma vedendolo tanto spesso qui, specialmente in questi ultimi giorni. Ebbene, dica, cara, dica. In ogni caso mi dà la sua parola. Oh, che diamine. Ecco, vede, adesso non so più come dirglielo. Ma perché? Non so, non mi riesce a ritrovare la parola. Cara, diamo su coraggio con quegli occhi e quei capelli. I più bei capelli che abbia mai visto. Davvero? Oh, glielo giuro, signorina. Ecco, vede, lei adesso parlando dei miei capelli... Mi incoraggia a dirle. Dica che la suora sta per tornare. Lei, i suoi. Sì. Se li tinge ogni mattina oppure una volta ogni tanto. Ecco, le ho portato anche la pratica dei bandi. Se potesse occuparsene anche di questa. Prima che si aprano le scuole. Quando crede che si aprano? Cosa? Alle scuole. Ci vorrà un pezzo prima che si aprino le scuole. Questo glielo garantisco io. Sorella. Eccoci arrivati. Dove vi porto? Al carosello vi porto. Si capisce? Riaperte! Roberto mi ha mandato a avvisarla se vuol venire a far lezioni. Vengo subito! Oh, Lucetta! L'ho riaperta io, insieme a Roberto e a Marcone. Ci siamo fatti dare le chiavi dal custode. Che paura che ci aveva! Sai quello lungo! Sì, è stata paruffa! Ma che si hanno provato, ma... E gli altri segnali? È tutto avvisato, anche quello vicino al casello della ferrovia. Adesso faccio un salto da quella scimmia della direttrice. Poi scappo subito da Marcone. Da Marcone? Marcone, il giovane farmacista, coso, là. Tutti in giro a raccogliere i ragazzini. Sa, bisogna che ci vado pure a dargli una mano, O se ne viene tranquillo a dirmi, signor assessore, hanno riaperto le scuole. Cioè, forse è stato almeno un reggimento, ma no, signori, per vostra stessa confessione, non sono stati che un ragazzino e due ragazzacci. È una vergogna, una vera vergogna. Mi assento un momento, una volta tanto, e sto tranquillo perché tanto ci sei tu. E tu? Ma che facevi? Ma che pensavi? E poi andiamo. Essere giocati così da quattro ragazzacci. Ma c'è da morire dal ridicolo. E smettila anche tu, sono asciutti. Non lo vedi che sono asciutti? Dammi le scarpe. Fa piacere davvero di dover ricorrere al patrio governo, al prefetto, al commissario. Ah no. E veramente egregio, signor sindaco. Ah, questa sua osservazione è fuori posto. Sì. Allora con lo stesso diritto potrei domandare io a lei che cosa ci sta a fare lei che ha tanta responsabilità diretta dell'amministrazione. Lei, scusi tanto, se ne sta a tutelare i suoi legittimi interessi personali. Lei sta bene. Ma allora... Ti arrangi? Commissario! Pronto! Ti arrangi! L'arrangio. Telegrafo subito ai deputati. Oh, io la soddisfazione a quei quattro ragazzacci di ritornare in paese non gliela do. Facci tu, tanto è roba tua. Fa presto lui, in paese.
una parola. Beh, voi, cosa fate? Non siete il custode? Non avete sentito? Andate intanto avanti voi. Via. Andiamo, Bartone. Che andiamo? Aspetto quel lumacone da Aristide, se non si vede, da non vedersi qui per scendere giù tutti insieme, capisci? Facciamo l'ingresso trionfale. Piuttosto, senti, Grillo, hai paura di restare solo con questa surmaglia qua? Giovanotto, bada come parli. No, perché vedi, caro, sono 3 giorni che non mangio. 3 giorni che non mangi, te? Che non mangio mortadella, capisci, di quella bella buona schiacciata. Allora, se mi aspetti, io in 3 salti, quello da pizzicagnolo e rivengo subito qui. Va bene? Dunque, hai paura o no, restare solo? Andiamo, Giovanotto, basta. Me l'hai già detto. Guarda però che chi mangia solo si strotta, eh? Intesi? Va bene. A Mambalucchio, andare a scuola! A chi l'ha detto, mamma? A quelli là. Bambè! Di, pure a te, sa. A chi? A te. Perché sei fascista? Ti capisci? Allora questo è il tuo ritratto. Ah, questo è il tuo, fuori quanto, guarda pure questo ti assomiglia. Che bei dentini, eh? Ti assomiglia. Oh, senti questo che dici, oh! Ehi! Oh, assassini! La volete smettere o no? Va via, te! Sta fermo, mare, non ti compromettere, c'hai moglie e figli. Sta buono, vieni via con me. Andiamo. Sì, hai ragione. Lascia andare. Sassini! Basta, insomma. Siamo a mettere 5 contro 1. No, ecco, non esagerare perché erano 4. Stai buono. Mia cara signorina, credevo in verità di aver ben più poco da imparare dal mondo, dalla vita. 3 anni di guerra hanno insegnato molte cose a noi giovani. Belle, brutte, così così. Eppure una importantissima, la più importante di tutte. Quella ancora non l'avevo imparata. Non la conoscevo. Ritornando a casa dopo tanto viaggiare, vedere, soffrire. Lei. Già. Proprio lei, sì, cara signorina maestra. Me l'ha insegnata. Mio caro scolaro, tante cose sembrano importanti, ma non bisogna illudersi. Ci sono poi le scuole successive che ne insegnano di più importanti. Ora andrete a Torino. Avrete un altro ambiente più vasto, un'altra vita più varia, conoscerete tanta gente nuova e tante insegnanti, assai più preparate. Farete presto a dimenticare la povera didattica di una maestrina di provincia. Non credo. Il vostro scolaro ha una memoria fedele. Del resto poi non so neanche se ci andrò a Torino. Come? Non andrebbe a Torino? Non so, non so ancora. Ma in fondo si tratta di lasciare qua la mia casa, la mia famiglia, gli amici. Non so se me la sentirò. Ma... D'altra parte, se le cose cambiano, come sono certo che cambiano, che impedisce a me di insegnare qui. Non ci sono 2 classi libere. Signor Cantini? Che c'è? Sono arrivati i ragazzi. Va bene, vengo. Ora lei è troppo intelligente, è vero, per non capire che un atteggiamento di questo genere da parte sua, con l'aggravante di essersi fermata qui a lungo, sola, chiusa con una persona... Signor Assessore, è stato male informato. Non posso anche ammetterlo. Lo ammetto anzi con molto piacere. Perché lei sa quale stima e quale simpatia... Lasciamo andare questo discorso, no, lo prego. No, dico questo perché, malgrado il mio interessamento, io temo che il signor Sindaco possa prendere a suo riguardo dei provvedimenti seri, molto seri. No, no, la prego, signorina, mi lasci dire. Io temo che lei non pensi abbastanza al suo avvenire. Fra 2 anni... La direttrice raggiunge i limiti d'età e va in pensione. E in 2 anni quante fantasie se ne vanno, quanti sogni svaniscono. E allora? Ora lei lo sa, io sono scapolo, sto abbastanza bene nel mio, ho la mia professione. Dunque, ci pensi, signorina Maria? Oh, Mario, signorina Maria. Mario! Marcone, guarda! Venga, venga! Oh! Accomodi! Un momento, lei! Allora.
Arrivi! Che c'è? Chiama un po' gli altri. A posto, Guido! Marcone! Che c'è? Volete venire a scuola anche voi altri? Vi serve una lezione? Dai, andate, andate. Non ci serve niente. Però la ripariamo questa sera. Andiamo. Un po', quel pendolo così, che rappresenta? Il manganello di Marconi. Cioè? Una botta al minuto. Adesso il meccanismo funziona così. Per farlo camminare, due soldi per una alla mano. Ma che la solita storia questa. E se per capire non mi costa niente. Che pure io lo devo pagare. No, tu che c'hai? No, tu no, vai. Permette, dottore, vorrei anche ah, io. No, no, no. È più di un mese ah, che va, vieni qua. Paga il capo di famiglia per tutti, eh? Ecco qua una lira per l'imborso spese. Grazie, papà. Bravo, bravo. Vediamo un po' ora. Ma questo è un camion. Ma Roberto, che cattivo. Si capisce. Scusi, ah, guardi che è grosso. Pure Marcone quando cammina, mica cammino come un lucetto. Ma ragione. Pure tu, Roberto. Ma no, vai che sei stata brava. Oh, oh, e adesso c'è? Anche la strada. Anche il paese, tutto oscuro. Solina, le candele ci sono? Credo di sì, devono star qua. Guardi un po', signorino. Beh, ecco, per piacere, ecco. Il candelabro. Oh, Lucetta, guarda quanto è bello il cielo. Ecco, e Roberto, vieni qui, vieni a prendere questa. Venga, Madonna mia, queste candele ecco. Fanno venire una malinconia. Bello, Maria, vieni a vedere. Mamma, il numero c'è di lei. Ma lo sai che quello non va. Ma sì, che va adesso su per su io. Mario, aspetta, vieni qui. Ma mi butta per aria tutto quel ragazzo. C'è ragazza sopra. Ma che sarà successo? Saranno saltate le valvole per la strada. Ma che, papà, hanno scioperato alla centrale. Credi? Certo, era in programma, poi dopo l'affare delle scuole questa mattina. In gamba, Baldi, ci siamo. Pronti, ingegnere. Hanno scioperato tutte le centrali. Fammi lume. Ma è predisposto tutto. Dunque, noi partecipiamo con 20 uomini. Il concentramento per la zona è al Ponte dell'Arce. Stasera alle ore 11 alla cantoniera 280. Allora tu pensi al camion, quello grosso. Hai capito? Ingegnere, ci manca una ruota. Me l'hanno sequestrata ieri i carabinieri. Come? Non dicevi nulla? Io sono d'apposta per dire adesso, ma... Insomma, metti quella del carretto, fai quello che vuoi. Basta che alle 11 precise il camion sia a posto. Tieni un momento. Che come faccio? Ma come? La ruota adesso. Lascia fare a me, la troveremo. Silenzio, ragazzi. Bisogna avvertire gli uomini, abbiamo appena il tempo. Marcone, tu sai correre? Ho un motore buonissimo, basta metterci un po' di benzina. Allora, guarda, Barbi, tu avvertirai quelli che ti segnano, eh? Va bene. Marcone, comandi. Tu farai il giro da sopra. Diceva che non andava. Diceva che non andava. Guarda un po', mamma, se andava. Oh. Guarda un po', Lucetta. Madonnina mia, quando ti metti in testa una cosa... Guarda le mani in che stato sono. E niente paura, le metti in bucato. Lucetta! Zitto, di volerlo fare. Bravo. Questo fa comodo a me, giusto? Non sapevo come leggere. Oh, ma caspita, lei è una sarta di prim'ordine. Invece di fare l'insegnante non le converrebbe aprire un grande negozio per sartorie da signora in città? Credo di essere molto più adatta a farmeli tagliare addosso gli abiti che non a tagliarli io. Che? Davvero, ho una pessima reputazione. Il sindaco mi ha rimesso un documento di una gravità eccezionale. Mi licenziano, senza pensione, senza indennità, senza niente, in mezzo a una strada. Ah, ma se saranno a tempo? Notizie? Ottime, si avanza su tutta la linea. Signor Gardini? Signor Gardini? Papà. Volete me? No, no, suo figlio. Chi te? Ma va, Grillo, non ti vedo neanche. Ah, sì? Aspetta che mi senti. Eh. Un momento, Marcone, scendo subito. Io sì.
figliolino. Che c'è? Chi è stato lì? Mario! Lasci, Mario! Lasci, guardi, giusto stamattina non me l'ho lavato. Beh, che c'è, Marcone? Il segretario? Sì, sì. Sì, un po', Mario, che fai tu qua? Via a casa di corte, andiamo. Vado dal sogenesio. Io sono Genesio. E la tanti a nanna, ci vediamo domani con te. Allora, Marcone, è inteso, eh? Alle 11 stasera. Va bene, andiamo sì. Sono Genesio, pezzetto. Ma che pezzetto, figlio bello, ma non vedi come si lavora? Già dovevo far nottata, adesso con questo scherzo... E poi, beh, non vi arrabbiate, sono Genesio, non vi arrabbiate. Vediamo, va arrabbiato. Stanotte, alla luce ci penso io. Ah, sì, bravo. Guarda, il pezzetto se l'ha già sbottato. Poi te lo rifinisco. Va bene. Beh, mi raccomando, eh. Forza, sorgine! Addio, figlio. Fa come vuoi, papà, se te la senti. Me la sento. E se mi hai preso per un vecchio bacucco? No, non dicevo per questo, caro. Ah, voilà, con la mia brava doppietta caricata a pallettoni non ti farò far cattiva figura, papà. Beh, cosa fai tu? Giri sempre? Andava al sorgenesio. Signora, mi fai vedere come fa questo punto? Signora, guardi. Prendo tre fili andando in giù, vedi, così. Poi due andando in su. Sì. Con questo cuscino, non lo ricordo. Dovevo provare, no? Sì, cara, te lo ricordo quel bel cuscino che ha fatto. Ah, sì, quello di verde. Sì, precisamente. Precisamente, come mamma, vado a letto, buonanotte. Eh? Non ti senti mica male, vero? No, sono stanco. Sono stanco, vado a letto. C'era Lucetta che voleva giocare ancora. Buonanotte. Ah. Buonanotte, signorina. Buonanotte, mamma. Lucetta, vieni con qua. Che vuoi? Buonanotte. E buonanotte. Buonanotte, papà. Guarda un po' come ti sei conciato oggi, eh? Buonanotte, ragazzo. Ciao, Alberto. Ciao. Dovreste farvi vedere ogni tanto, no? Tutti i signori, tutti i servizi a domicilio. È tutta la notte che cammino. Ma perché? Che c'è? Alle 11. Alle 11! Alle 11. Ma che ci avete presi accorti? Ma. Ma la giacca del fiore, Sor Galluccio, quando la consegno? Sta affrettate. È stata. Ma dai una sigaretta. Senti, io non lo so se ci vengo, sa. Anzi, non ci portate. Bene, bene, non ti venire. Io te l'ho detto. Almeno dimmi dove, no? Al solito? Già, è dove? Davanti alla caserma dei carabinieri? Se io domani non ritorno a te. Come sono bene. E che bel giovane. Fortunata quella ragazza. Piantala, Marconi, squagliate, no? Ma perché la ripeti quella sonata? Vattene, Marconi, vattene, che adesso si affaccia. Povero giovanotto. Quanto mi dispiace. Alle 11. No. Sì. Ecco, se n'è andato il meccanico. Oh, guarda Lina, che io e Roberto usciamo. Andiamo al pace, mamma. A quest'ora? C'è riunione. Anzi, se facciamo tardi, non stare in pensiero, eh? Naturalmente. Perché devo stare in pensiero? C'è da stare tranquilli, tranquillissimi. Senti, francamente, che lo faccia tuo figlio, che sì, giovane, che sta matto, Roberto, lo capisco. Aspetta un momento, la chiave dove l'hai messa? E di là, ma tu hai la tua età. Come responsabilità che hai? Mi dici un po'. Carino questo. Ecco, quello sarebbe adatto per fare uno di quei... come si chiamano quelli che si mettono alle spalliere delle poltrone? Mi dica, Roberto, è veramente una riunione? Restate lì, al fascio? Sì, restiamo al fascio, sì. Dopo quello che è successo oggi a scuola. Ho sentito, sa, quando hanno detto ne riparliamo stasera. Non l'avrà mica detto la mamma, no? Lo vede? Cosa vuoi? Almeno copriti, sì. No? Fa fresco. Lo sai che sei delicato di gola. Pericolo, no? Credevo che avesse più fiducia in me. Ma io ne ho molta in lei, lo sa? E allora perché mi vuol nascondere? Ma che cosa? Non c'è niente da nascondere. Le ho detto che è una riunione, ed è una riunione. Senta, Roberto, lei capisce che non saprei mai consigliarle a tirarsi indietro. Ma, senta, Roberto, per carità... Venga, andiamo? Andiamo. Buonanotte, signorina. E mi mandi a letto presto mamma, eh?
Buonanotte. Buonasera, ingegnere. Buonasera, Roberto. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Ma lei che fa, dottore? Come che faccio? Vengo dietro a mio figlio, no? Ah, non ho voluto sentire Jones, eh? Dici che lo prendiamo per un vecchio bacucco. No, no, dottore, apprezzo moltissimo, ma la rispedisco subito a casa. Qui non si tratta di vecchiaia, ma di responsabilità, e poi con la situazione del Poggetto. Ma il Poggetto è già tutto a posto. È venuto il telegramma poco fa e poi domani arriva Monacelli. Che è un avversario. No, no, dottore, primo dovere di uno dei nostri è la disciplina. Una buona stretta di mano e dietro fronte. Sicché non posso servire proprio a niente. Come no? Ci presti il fucile? Siamo sempre armati a scartamento ridotto. Buonasera, dottore. No. Ciao, papà. Bella figura. Parola d'onore, bella figura. Ma mi dici che cos'hai? Ma perché non vai a letto? E vuoi lasciarmi un po' in santa pace? Ma perché devo andare a letto? Sono appena le 11. Che c'è? I carabinieri si vede, se ci bloccano, addio. Di poco. Mi hanno detto che suoni e canti bene a 6, eh? Mm. Però ballo meglio, eh? Tra un po' di ore voglio fare la gara con te. Sì, vero? No. Alzala! Piantala. Che hai avuto paura? Tremo. Cominciamo Adio. Bene, cominciamo. Dice che non venivi, che c'avevi da fare. Chi te l'ha detto che non venivi? Marco non l'ha detto. E quando mai sono mancato io? Come quella volta dalla parrocchietta. Non stavo al Ponte del Pino? Ah, già. Mancavo proprio stasera, che saranno un migliaio, saranno. Ma un migliaio chi? Come chi? Loro? Boh, boh. Boom! Boom? La vedrai tu. Intanto tutti quelli delle centrali. Beh, saranno una cinquantina al massimo. Una cinquantina? Un centinaio, direi. E quelli delle cose, delle cimenterie. E gli altri forni. Se dico un migliaio, dico poco. Ma va? Ci vuoi scommettere? Beh, proprio saranno migliaio. Più di un migliaio. Più di un migliaio. Vuoi scommettere un pacchetto di Macedonia? Ehi, Macedonia. Buonasera. Sì. Aspettate. Allora andate, qua, eh? Andate. Dì un po', ma questa giacca, quando me la consegni? Come quando gliela consegno? Ma sì, me la dovevo mettere stasera. Non la prenda con questi, non se la prenda con me. Ma perché? Io stanotte, guardi, se mi lasciano lavare, mi vengo facendo le altre. Beh. Domani in giornata al mare. Ciao. Però guardi, che come avevo detto io con le spalle imbottite, le stava molto meglio. Ah, beh, vabbè. Buonasera. Presente. Camion, adesso arrivo. Eccolo. La ruota mi ha fatto imprestare da quella della birreria. Armi? Questi tre moschetti, ma non c'è pallotta. Fanno paura lo stesso. L'appello, sono le 11:10, chi c'è? Lombardi Guido. Presente. Guidotti Pompeo. Sempre pronto. Andreani Remo. Presente. Buonamici Giuseppe. Eccolo. Cardini Roberto presente, Bardi presente. Fabretti Aristide. Presente, ma non sono armato. E piglia uno dei moschettieri. Torricello Guido. Agli ordini. Armato? Sì. Tabarini Marco. Tabarini Marco. Non c'è. Marcone. Ma se non è l'ultimo degli ultimi non è contento. Chi l'ha detto? Beh, che hai fatto? No, no. Ho perso tempo. Per far una vista di frutta secca. Al solito, eh? Guardi, noci di prima qualità. Dai, su ragazzi, andiamo. Andiamo, basta. Questo momento. Ma Claudio, cosa c'è? Niente, niente. Mi ha detto signore che l'accompagno. Grazie, signora. Ho ragione. Aspetti, le do uno scialle. No, signora, non si disturbi. Dottore, vada a letto anche lei, altrimenti la signora Lina... Cara figliola. Beh, andiamo a letto. Aspetta, qua ci vuole Marcone. Cosa ho fatto per soffrire così? Non lo so.
Lina! Che fa questo qua? Ma... Sta cadendo tu. Sì. Non muovo, sì. Vai giù. Di un po'. Se rapenti il posto, ci passi? Bisognerebbe che uno tirasse più da restante. Aspetta. Dai giù. Ragazzi, io ora salto fuori. Se sparano, non muovetevi. Ardini, stavolta tocca a me, mi fai piacere. Senti, comandante di squadra sono io. Fai quello che ti dico io. Roberto, ci vado io! Oh, Mario! 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 Ah! E la pagate! E la pagate! Vieni! Giusto! Giusto qui! Aveva promesso di ridarci la luce a quello spaccone e ci ha ridata la luce. Don Genesio! Che c'è? Mario! Ma sì, è pronta la lastina, tieni, dagliela, va. Morto? Ma come sarebbe morto? L'hanno ammazzato. Thank you.
Palizzi. Mario Cardini. Pazzo, sta uscendo. Se ha intenzione di cambiare aria, me lo dica. Lei, agente di pubblica sicurezza e rappresentante dell'autorità governativa, si va a immischiare di politica. Si mette con un partito contro l'altro partito. In questo caso è... Faccia silenzio! Lei va dietro al funerale mentre lo conosco. Ci porta i fiori! Lei, parola d'onore, sta uscendo pazzo. Poco ci manca che non va a iscriversi al fascio. Venga pure. Una firma. C'è il comandante. Che c'è? C'è gente. Avanti. Avanti, avanti. Pure noi. Tutte e tre. Tutte e quattro. C'è la luna. Ci sono le stelle. Non è mai tutto scuro. C'è sempre qualche cosa che fa luce. C'è sempre qualche cosa che fa luce. Non è mai tutto scuro. C'è sempre qualche cosa che fa luce. Non è mai tutto scuro. C'è sempre qualche cosa che fa luce. Ma non lo sa. Non glielo avete detto a Tralicò? Dice che non è vero. Pronto? Sì, subito. Suo figlio. Dimmi. Sì, credo che verrò stasera. Perché? Non puoi dirmi di che si tratta? La mamma? Allora vengo. Arrivederci. Faccio attaccare. Tieni, attacca. Lascia stare, faccio io, è il mestiere mio. Questa la dai alla signorina Maria. Domattina però, non prima. Signorino, che succede? Niente, cara, niente. Vai a dormire, vai, buon riposo. Vai. Buonanotte. No, papà. Che fai? Parti? Sì, papà. Si va a Roma. A Roma? Mobilitazione generale. Questa notte alle 2 si parte. Il concentramento per noi è a Ponte sull'Arce. Lasciarvi proprio in questo momento è una pena per me. Ma tu capisci, papà, io devo andare. E io? Ma tu no, eh? Tu devi restare. Mamma. E Maria? Non voglio vederla. E la mamma? Non la saluti nemmeno? Glielo dirai tu dopo.
tenga. Non la perda. La salverà da ogni male. Carolina mi ha dato la sua lettera. Anch'io, Roberto, le voglio bene. Tanto. Quando ritornerà. Maria. Dottore, è tanto che sono passati. Oi, Marcone, ma chi visita? Che resti a casa con mamma? Se non ve ne andate, vi metto sotto. Andiamo, Marcone. Sì. Dottore. Saluto. Marcone, vai! Vai, Marcone! Peppi, che fai? Perché non starti? Peppi! Beppe! Beh, che fai? Vado col signor Roberto. Ecco, scusi, dottore, sente, parte il camion. Mi permette, scusi. Sta qua. Viene a prendere davanti a Sabagala, lo lascio all'angolo del casale. Maria. Che fa, dottore? Non posso, non posso. Lo dica lei a Lilla. Glielo spieghi lei. Mamma, papà. Ah, sta zitto, Berto. Questa non è la spedizione al Poggetto o alla centrale. Oggi nessuno può restare. Mario. Mario non è restato a casa. È qui? Sì. Viene con noi. A Roma. A Roma.